a livello del toracico e quindi nel tratto toracico, cambio un po' colore perché questo non scrive molto. Qui abbiamo grosso modo visto il bordo scapolare e all'incirca a metà del bordo scapolare e a livello della, quindi se questo è T1, T2, T3, T4, T5, troviamo un punto di domani molto interessante che serve, e quindi scentau, la via del tau, a metterci in contatto con che organo? Il cuore. Così come a livello della terza vertebra toracica invece abbiamo il nostro punto di contatto con l'organo polmone, va bene? Fino ad arrivare sotto C7, abbiamo visto l'altro punto molto interessante di Dumai, che è Dumai 14, va bene? Quindi abbiamo visto i punti chiave che dovete memorizzare. A livello della seconda lombare, Dumai 4. A livello, abbiamo visto, di questo tratto dove abbiamo visto i punti sono sì, importanti magari da sapere per nome, però per non confondervi meglio memorizzare le vertebre che sono collegate. Quindi sotto l'undicesima toracica abbiamo un punto molto importante perché collegato con la milza. A livello della nona vertebra toracica, per ricordare il punto si chiama Dumai 8, comunque l'importante è memorizzare la vertebra, il nostro collegamento col fegato. A livello della quinta, collegamento con il cuore. A livello della terza, col polmone. A livello della settima cervicale, prima toracica, abbiamo un punto di riunione con tutti gli yang, del braccio e delle gambe. Per cui vaso governatore 14, altro punto fondamentale. Questo è tutto il tratto della colonna. Rimangono poi le aree legate alla parte cranica. Quindi abbiamo la base, che è Dumai 16, abbiamo l'apice dell'orecchio, che è Dumai 20. Se noi dividiamo in maniera, scusate, dal Dumai 16 saliamo, arriviamo al 17, sopra la protuberanza di Inion. Se dividiamo in maniera lo spazio 17, 18, 19 e 20, quindi dividiamo in tre parti uguali a distanza di uno zoom e mezzo, troviamo i punti mancanti. E poi ci spostiamo al video successivo per vedere invece la parte più sul cranio.